Molto positivo il bilancio finale della terza edizione di Let Expo, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili che ha chiuso i battenti dopo 4 giorni molto intensi. La conferma arriva dalle parole del presidente Alis Guido Grimaldi. Sono molto felice e orgoglioso di un evento straordinario con 400 espositori, una crescita del 30% rispetto all'anno scorso, di oltre 100.000 persone che sono intervenute, che voglio dire, hanno visitato questi meravigliosi stand, questi meravigliosi padiglioni e soprattutto direi la conclusione di oggi straordinaria, un inizio direi diciamo ottimo, una conclusione straordinaria con la presenza del vice premier Tajani che ha fatto un po' il bilancio di una situazione comunque molto delicata per il nostro paese, ma al quale io rivolgo un grande ringraziamento per quello che sta facendo per gli interessi delle aziende che fanno parte di Alis con gli scambi mondiali. Ecco, un momento difficile, però voi avete dato una risposta anche a livello di discussione e dibattito su questo momento non facile. Ma penso di sì, penso che la libertà di discussione, la libertà di espressione sia alla base di una grande associazione che deve poter dibattere, confrontarsi democraticamente e poi, perché no, fare la differenza con una conclusione. Ed evidentemente credo che in una giornata come quella di oggi anche il fatto che si siano confrontati talune volte parti politiche diverse che magari non la pensano diciamo sempre nello stesso modo, credo che sia un arricchimento per noi tutti, quindi direi un momento importante. Mi auguro che con la nostra Alis, con la redazione, anche col progetto il nostro associativo di informazione, stiamo dando visibilità ad un grande settore che fa la differenza e che permette il Made in Italy di essere un po' non solo conosciuto ma di arrivare in tutto il mondo. Ecco, un'attenzione particolare quest'anno l'avete rivolta al sociale, la terza giornata è stata veramente molto bella anche con l'ex campione del mondo Cannavaro, con gli altri personaggi. Sì, assolutamente, noi sono ormai 3 anni che organizziamo questo importante Expo, questa importante fiera, sin dal primo anno in verità abbiamo investito attraverso, voglio dire, questo progetto che è Alis per il Sociale, che noi lo riteniamo un progetto straordinario, un progetto, voglio dire, che credo faccia anche comprendere l'umanità e la generosità di quelli che sono gli associati di Alis, e siamo partiti con 3 onlus il primo anno, arrivare quest'anno a 45 fondazioni onlus che lavorano per la promozione, per la solidarietà, per la beneficenza è forse il motivo per me di grande orgoglio e forse voglio dire una delle più grandi raggiungimenti in termini di successi associativi. È interessante anche il discorso legato ai giovani, perché avete dedicato anche molti eventi anche alla riforma della scuola con interlocutori importanti. Noi abbiamo sempre creduto nella formazione. Direi anche perché questo è alla base delle aziende, di quelli che sono gli enti che fanno parte di Alis, ma bisogna non partire, bisogna fare tutto attraverso i giovani, quindi questo è il motivo per il quale abbiamo creduto che era importante iniziare un prodotto, un progetto che oggi si chiama Alis Academy, che è il luogo di incontro tra le aziende e i giovani, e in questi giorni, come l'anno scorso, centinaia di giovani hanno trovato lavoro e forse questo è uno dei più grandi traguardi insieme a quello di Alis per il Sociale. Ovviamente appuntamento al 2025. Assolutamente sì.